Perché un bolognese deve venire a visitare questa mostra? Noi siamo un cittadino bolognese che un giorno si ferma e guarda in quella prospettiva. È come se noi gli dicessimo: guarda Bologna, guarda, perché ci sono cose che forse non hai visto, cose che potresti scoprire, cose che non ci sono mai state e che non ci saranno mai. E che però è importante conoscere. A volte noi siamo troppo veloci nel consumare la città. Invece dovremmo fermarci ogni tanto, no? Fermarci e guardare. Io penso che le persone siano abituate a guardare magari molto la città storica, molto meno la città moderna, e guardandolo, riguardandolo, vedendo per esempio i disegni ovviamente che noi presentiamo, cioè alla fine siano anche portati a guardare la città anche moderna con un'attenzione un po' maggiore di quella che normalmente le danno. Qualcuno in tempi non sospetti diceva est modus in rebus, c'è una misura, no, in tutte le cose. Il ruolo del laboratorio SILAB è stato quello di misurare l'apporto della tecnologia, l'apporto della capacità di rappresentare con il moderno digitale ciò che non esiste, ciò che non è stato e ciò che da un punto di vista storico avrebbe potuto essere. La città sognata deve andare più al cuore delle persone. Ci piace la nostra città, come sarebbe potuta essere? Ci sarebbe piaciuta di più? Che cosa vogliamo noi per la nostra città?